L'ASL di Pescara sotto inchiesta per il sovraffollamento al pronto soccorso e la mancanza di risposte. Come riportato oggi dal quotidiano Il Centro, nell'articolo a firma di Maurizio Cirillo, la Procura di Pescara ha deciso di agire contro i vertici vecchi e nuovi dell'ospedale civile locale, in particolare per il cronico sovraffollamento del pronto soccorso, un limbo in cui si può rimanere anche giorni e giorni prima di capire il proprio destino di paziente. La Procura ha emesso 5 avvisi di garanzia. L'ipotesi di reato è omissione di atti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio e abbandono di persone incapaci. Destinatari delle informazioni di garanzia sono l'attuale direttore generale Vero Michitelli, il suo predecessore Vincenzo Ciamponi, l'ex direttore sanitario e poi facente funzione di direttore generale Antonio Caponnetti in pensione, il direttore medico ospedaliero Valterio Fortunato e l'attuale direttore sanitario della ASL Rossano di Luzio. Dell'inchiesta si sta occupando direttamente il procuratore Giuseppe Bellelli con il sostituto Gennaro Varone. Gli indagati, si legge ancora su Il Centro, non adottavano alcun provvedimento che restituisse al pronto soccorso la sua funzione istituzionale. Sull'argomento e sull'inchiesta che riguarda l'ASL di Pescara, il presidente di Pettinari per l'Abruzzo, Domenico Pettinari, ha convocato una conferenza stampa urgente. Sì, io nel febbraio del 2023, che allora come vicepresidente del Consiglio regionale, produssi un dossier dettagliato su tutte le criticità del pronto soccorso e poi lo trasmisi anche alla Procura della Repubblica. In più, unitamente a questo, noi abbiamo presentato un esposto sull'elisoccorso di Pescara che purtroppo non funziona ancora, un altro esposto sulla gestione dei lavori in pronto soccorso. Ebbene, noi individuammo in questo dossier le grandi criticità del pronto soccorso. 3 fattori di rischio: in ingresso, fattori interni e fattori esterni. Cosa significa in ingresso? Che purtroppo nel pronto soccorso di Pescara, a seguito del depotenziamento anche della medicina territoriale, degli ospedali minori di Penne e Popoli, entrano personale ad imbuto. Quindi oltre 80.000 accessi annui è difficilissimo da gestire. Ecco. Unitamente a questo abbiamo problemi interni, che significa che tanti pazienti rimangono parcheggiati anche 7, 8, 9 giorni in pronto soccorso prima di essere ricoverati nei reparti per mancanza di posti letti, perché il povero personale sanitario, che io ringrazio, sono davvero degli eroi, quando chiamano dal pronto soccorso per chiedere un posto letto, gli rispondono il posto letto non c'è. Altro problema, fattori esterni di un'uscita, si chiamano, sono rappresentati dalla mancanza di posti letto nelle strutture esterne di lungo degenza. Ad esempio, un anziano che va in pronto soccorso poi deve essere trasferito in una struttura esterna, anche lì si trova il problema di non riscontrare avere posti esterni, quindi rimane tutto, rimangono pazienti ammassati all'interno del pronto soccorso in attesa di qualcosa. Il personale sanitario, voi immaginate, deputato all'emergenza urgenza, deve anche occuparsi di gestire il pronto soccorso, quindi somministrare i pasti e quant'altro, che non è una cosa che si fa in pronto soccorso. Noi negli anni cosa abbiamo chiesto a Regione Abruzzo, prosegue Pettinari? Basterebbero 2 cose: incrementare il numero dei posti letto, incrementare il personale, perché c'è una grave carenza di personale. Io oggi ringrazio infinitamente la magistratura inquirente, la Procura della Repubblica di Pescara, che ha fatto finalmente, ha acceso un faro importante, fa chiarezza, ci dice davvero quali sono anche i grandi problemi. Mi auguro che qualcuno prenda davvero provvedimenti, perché stiamo parlando della vita e della morte della nostra gente.